Rieccoci insieme con il nostro ospite Salvatore Guastella, ma vi dico alla regia che siamo pronti con Belmonte. E allora, prima di riaprire le telefonate, lo 080 501 9998, anzi prendiamo una telefonata, via, prendiamo una telefonata. Pronto? Ciao Enzo, sono Vito. Ciao Vito, ciao. Saluto Salvatore. Ciao, buonasera. Senta, Enzo, mi devi dire una cosa, beh, onesta però devi essere, non devi fare il giornalista, fai la persona come me, il tifoso. Dì. Secondo te una società che vuole rimanere in Serie A è come il Bari, che aspetta le società, chissà gli danno il giocatore in prestito, non fa un investimento, ma dico uno, non lo fa. Ma secondo te è una cosa giusta questa? Questo è prendere in giro i tifosi, prendere in giro i baresi. Ed è una vita che lo facciamo questo fatto, una vita. Grazie Vito. Ora Beh, l'unico sì. allenatore si potrebbe salvare è Colomba. Va Solo quello può venire a fare. bene, grazie, grazie per il tuo intervento. Che dirti? È chiaro che tutti noi saremmo spinti, io compreso, a dire investite. Invece si capisce ancora una volta che il Bari va sul mercato in questo momento con pochissime risorse. C'erano gli obiettivi in partenza, Moura, Boselli, Danilo e compagnia bella, ma non ci arriviamo mai perché comunque in questi casi o vai e paghi cash, soprattutto quando sei in difficoltà, devi pagare cash. Il Bari evidentemente sta puntando solo a pagare degli stipendi di qui a fine stagione, quindi il Bari. Allora io dico che non va bene così, però non posso neanche in qualche modo, come dire, pensare che Matarrese voglia retrocedere in Serie B. Evidentemente in questo momento non ne hanno la possibilità. Che devo dirti? Non so che cosa Anch'io ho questa ne impressione, pensi, credo perché il io rischio è ancora più grosso, quello di sì, perdere poi i soldi dell'anno certo, prossimo, però. di perdere tanto, però evidentemente non ci sono risorse tali per poter operare con la tempestività e la velocità che il mercato in questo periodo impone, perché appena ti avvicina qualcuno, magari poi c'è un'altra società che alza di poco l'offerta e considerando che chi deve venire qua sa che l'aspetta un destino di lotta, di cercare di provare a salvare una squadra che è ultima in classifica, poi arriva magari l'altra società che sta messa meglio, ti offre una manciata di euro in più sullo stipendio, una manciata di euro in più alla società e svanisce ogni Non tentativo. dimenticare un particolare anche, voler prendere un giocatore buono, quindi a fare un investimento, cioè prenderlo, comprarlo il Con la giocatore, che prospettiva, prospettiva gli fai? Giochiamo in Serie B, ti pago come se appunto, fosse in sì, Serie A. E questo, queste sono le quindi il Bari è una difficoltà. situazione Veramente, drammatica, veramente diciamolo drammatico. chiaramente, il Sì, Bari è una sì. situazione drammatica. Tant'è che lo stesso Rudolf ha puntato un po' i piedi perché non vuole il prestito, non vuole andare. Voi immaginate che situazione assurda, già siamo messi male, in più ci sono tutti questi ma e questi se. La verità, io dico ancora una volta, che l'errore non si commette adesso. L'errore è stato commesso probabilmente la scorsa estate, addirittura lo scorso gennaio, quando sull'onda dell'entusiasmo, quel progetto che stava crescendo, là dovevi porre delle basi più solide. Oggi, a mio avviso, se prendi Okaki e Glick, ti va già bene che prendi due ragazzi che hanno voglia di giocare, altrimenti butti altri soldi Rischi di ritrovarti con un monte stipendi da Serie A da Serie A. importante, poi se non ti salvi è la fine. L'errore di base, l'errore di fondo è stato commesso evidentemente quando si doveva potenziare il progetto. Io non penso alla scorsa estate, ma addirittura allo scorso gennaio, quando probabilmente tutti sarebbero venuti a Bari, alle condizioni della società. Oggi invece devi andare a prendere i giocatori alle condizioni dei giocatori e delle altre società, perché così è la vita. Quando sei in difficoltà, gli altri ne approfittano, quando invece sei in una posizione inattaccabile, puoi fare quello che vuoi. Purtroppo gli Poi, e poi errori c'è da aggiungere, sono ma quelli. questa non deve essere una scusante, ormai purtroppo è una cosa, non voglio fare il ventura della situazione, è che è impensabile che 10 giocatori si infortunano per così tanto tempo e a lungo, perché adesso abbiamo ancora dei grandissimi punti E interrogativi non si sa quando rientrano. sul Anche oggi rientro, Almiron, sul rientro di differenza non esiste. Almiron, Almiron non su esiste. Gezal, su Parisi Barreto, a parte, su scopo Salvatore precauzionale per il problema della Masiello. schiena, sì. Cioè, abbiamo 5-6 titolari di questi stiamo parlando che non si sa quando rientreranno a disposizione di Ventura. E questo è stato un altro grandissimo problema che purtroppo abbiamo dovuto subire. Belmonte alle nostre spalle, sentiamo cosa ha detto. Sicuramente la vittoria di Lecce ci ha caricato sia mentalmente, ci ha caricato soprattutto mentalmente, perché siamo ultimi in classifica e vincere un derby e poi avere il Bologna in casa sicuramente ti carica. Purtroppo per dar valore ai 3 punti di Lecce dobbiamo fare il risultato col Bologna. Peccato non ci siamo riusciti, però mancano 19 partite, si sono a disposizione
quanti punti? 19, 57 punti, perciò possiamo ancora farcela. Io penso che noi dobbiamo fare 25 punti e penso che un po' tutti stiamo perdendo di vista il nostro obiettivo. Perciò le polemiche secondo me sono chiacchiere, noi dobbiamo pensare solo a salvarci, il resto non conta. Perciò dobbiamo rimanere tutti insieme e lasciare da parte queste polemiche e pensare solo ai 25 punti che dobbiamo fare. Possono crearsi delle situazioni, diciamo, degli equivoci, delle situazioni imbarazzanti tra di noi, perché leggendo una cosa a destra, leggendo una cosa a sinistra, poi perciò io penso che dobbiamo solo pensare al nostro obiettivo. Punto. Dobbiamo scendere in campo senza guardare chi ci abbiamo di fronte, dobbiamo pensare solo a noi, poi con chi li fai, come li fai, ti deve interessare poco. Noi dobbiamo fare 25 punti, poi ripeto, chi c'è davanti ti deve interessare poco, se è la Juve, se è il Chievo, se è l'Inter o se è l'Udinese. Ci siamo parlati tra di noi, abbiamo lasciato alle spalle tutti gli equivoci che ci sono stati in questi giorni e dobbiamo lavorare dando il massimo in allenamento ogni giorno e scendere in campo sempre per vincere. Ma il gruppo è unito, sono uscite delle voci che sono finte, sono inventate, perciò appunto queste dichiarazioni che poi si leggono sui giornali creano degli equivoci e quindi poi c'è, diciamo, un faccia a faccia con i compagni. Le cose sono state chiarite, tra di noi non c'è nessun problema da partire dal primo a finire all'ultimo, perciò ci dobbiamo mettere sotto e cercare di fare quanto prima questi punti. Hai sentito, speriamo che sia come dice Nicola Belmonte, anche se quello che è accaduto in settimana non depone a favore dello spogliatoio, però speriamo che sia come dica lui. Peraltro Nicola è un ragazzo assolutamente serio, peraltro ha parlato anche con molto pragmatismo, ha detto 25 punti bisogna fare, rimbocchiamoci le maniche e proviamoci almeno. È quello, sono quelli punti, forse uno in meno, 24, ma non meno, insomma, anche se si è abbassata un po' la quota, o così sulla carta si può essere abbassata la soglia salvezza, ma non meno di 38 punti non ti salvi assolutamente, secondo me. Quindi ne mancano 24, che non sono poca roba, perché ne abbiamo fatti appena 14 al giorno d'andata, se pur vero tra mille peripezie, però insomma farne 10 in più significa fare un girone di ritorno veramente stratosferico, e per farlo bisogna che tutti diano veramente, ma non la solita frase fatta, il 110%. Il 110% significa che per poter dare il 110% la domenica significa che devi comportarti in una maniera irreprensibile dal lunedì alla domenica prima della partita. È proprio così. E subito dopo anche, aggiungo, e anche la domenica sera dopo la partita. E così via, sì, è così, te lo dico, te lo garantisco. È così fino all'ultima giornata di campionato o fino a quando la matematica, come dire, non dia un verdetto finale. Una cosa è certa, la cosa di Masiello, a mio avviso, serve soprattutto adesso a monitorare con più spirito critico la situazione. Cioè noi adesso credo che i giocatori abbiano un poco, come dire, da nascondersi, perché comunque i giocatori, Ventura, chiunque, le parole di Masiello non so se hanno dato o meno una scossa allo spogliatoio, di sicuro hanno dato una scossa alla tifoseria, che oggi probabilmente osserverà in altro modo le prestazioni della squadra. Sino a questo momento bisogna dire che il comportamento dei tifosi era stato straordinario, persino un filo deleterio, forse. Deleterio, bravo, il piatto tutto no, bene. No, qualche pungolata in più, però attenzione, c'è da aggiungere, io nello sfogo una chiave di lettura, ma potrebbe anche essere quella di Andrea Masiello, è quello che, come dire, era uno sfogo di colui che ha provato anche in condizioni proprio non ottimali a dare il suo contributo, ci ha messo la faccia perché ci mette sempre del suo, e ecco, a dare una scossa a quello che poi forse ha ripreso anche Gillet, cioè dire a chi sta fuori di darsi un'accelerata, perché qui c'è gente, lui, Gillet in primis, ma anche Masiello e qualche altro, che rischiano tutte le domeniche per dare una mano a tenere sulla baracca. Lo stesso Gillet che praticamente non si è fatto un giorno di vacanza perché voleva recuperare, certo, per il derby. Certo. Questi sono gli esempi. Andrea Masiello ha convidato che c'ha una caviglia in disordine, sta giocando sempre. Assolutamente. Era febbricitante, e noi lo sappiamo, Enzo, perché adesso lo possiamo anche dire, era assolutamente non convocato Andrea Masiello, diciamolo ai tifosi, perché qualcuno di noi lo sapeva, era assolutamente non convocabile per la partita col Bologna. Eppure è stato preso da casa perché Rinaldi gli è venuto la febbre anche a lui. Fermati un attimo, Salvatore, poi parliamo di altre cose accadute.